Siamo, andiamo. Un attimo. Ma che cinema dobbiamo fare più di noi. Ok, ci siamo, prego. Vai, cinema è partito. Buongiorno. Senti, quello, quando diceva che si perde per tutto, mi pare che possa calzare perfettamente con questa opera straordinaria che si sta sviluppando di davanti, no? Ma sicuramente chi si ferma è perduto, anche perché se vediamo la classifica siamo tutti lì, 2 punti, 3 punti, quindi, ed è un calendario abbastanza difficile per tutti quanti, anche se noi andiamo a incontrare un Modena che si trova dietro, però viene da una vittoria sonante contro il Perugia, quindi ha ritrovato morale anche in virtù della penalizzazione del Lanciano, quindi sicuramente troveremo una squadra che vuole ottenere punti per salvarsi il più velocemente possibile. Senti, in realtà hai già vinto una volta quest'anno contro Bergoglio, pur non giocando. sì, quel periodo lì sì, eravamo in ballottaggio io e lui, se non sbaglio, sì, se mi ricordo male. Sì. Ti ricordi bene? Ma io e Cristiano siamo amici. Abbiamo giocato insieme, siamo stati in camera insieme quando giocavamo, quindi diciamo che domani si incontra la difesa del Pescara di Galeone, perché se andiamo a vedere io come secondo c'ho Giacomo e lui come secondo c'ha Ciarlantini, quindi la difesa era Ciarlantini. Quindi la difesa era Bergodi a destra, Giacomo di gara centrale insieme a Ciarlantini e io a sinistra. Quindi ci manca solo Caprona, abbiamo fatto tutto. Ci manca chi? Galeone. Galeone, sì, manca solo il mister. Bergodi, Caprona, Ciarlantini. Sì, quello era l'anno che siamo andati su, l'anno dopo c'era anche... A sinistra, no? Sì, mi utilizzava molto spesso a sinistra. Senti, ma chi era più strano di tutti e quattro? È quello un po' più bizzarro che dovevate riproverare un po'? No, ma no, anzi, anche perché in squadra c'eravamo anche Gasperini quell'anno lì, quindi Giampiero, che già era un allenatore in campo. Ciarlantini curava la fase difensiva perché era il più vecchio e poi c'era Giacomino che era il più giovane. È stata un bel ricordo, domani sarà veramente una marcord importante. Quindi sarà più dura a battere, nel senso che ti dispiacerà un po' di più. No, che dispiace, no. Dispiace vedere le fotografie di quando eravamo giovani, adesso abbiamo tutti i capelli bianchi. È passato tanto tempo e lui ha fatto bene all'estero, quindi cioè, e sono contento che sia rientrato qui, una squadra in Italia. Però ecco, noi dobbiamo pensare a noi stessi e basta, un passo alla volta come abbiamo sempre fatto, no? Veniamo da una settimana importante dove c'è stato anche poco recupero, nonostante i vari turnover che abbiamo fatto, però ecco, domani per noi è veramente una tappa importantissima, vista anche qualche scontro lì davanti che c'è. Ci sono degli scontri diretti, si può approfittare? Si potrebbe approfittare per avere più una maggiore tranquillità, visto che qua comunque tutti corrono, quindi tutti fanno punti e nonostante il campionato straordinario, la seconda parte straordinaria che stiamo facendo, si pensava a questo punto di avere più distacco, invece siamo lì tutti in un fazzoletto che ci giochiamo tanto. Senti, un'ultima cosa e poi ho finito, ma il Cagliari deve veramente guardarsi dal Bari oppure una barzelletta secondo te? Ma io credo che i conti si fanno alla fine, facciamo il nostro cammino perché tanto siamo sempre legati a quello che facciamo noi, poi gli altri non ci devono interessare, alla fine tireremo le somme, quindi Cagliari ha fatto una stagione spettacolare, ha avuto questa piccola crisi, però penso 9 punti sono tanti, quindi io credo invece di fare più punti possibili per blindare almeno il terzo posto. Mister, quali sono le condizioni individuali, no, della squadra? C'è qualcuno che ha più bisogno di recuperare rispetto ad altri? Ma guarda, chi ha giocato ha fatto quasi 2 giorni di scarico, cioè hanno fatto poco e niente. Abbiamo cercato di lavorare su quelli che hanno giocato poco per
per metterli in condizioni che se abbiamo bisogno possono dare una grande mano. Abbiamo fatto il turnover, però il turnover abbiamo visto Donati che non giocava da tanto tempo, è entrato benissimo, ha fatto una grandissima partita. Adesso bisogna vedere quanto tempo ci mette per smaltire questa partita, quindi anche vista l'età. Quindi dobbiamo rivalutare un attimino la condizione di Don Cor, che è uscito un po' malconcio con una ginocchiata dietro la schiena. Insomma, abbiamo qualche acciacco, ce l'abbiamo, però adesso oggi rientreranno tutti, quindi tutti faranno lo stesso lavoro e poi dopo l'allenamento vedremo quali sono le condizioni reali di tutti quanti. Mister, a proposito di Donati, lui ieri ha detto, riprendendo una frase di Ibrahimovic, io sono nato vecchio, morirò giovane, no, rivendicando un po' di spazio. Ma Donati ne ha presi di spazi in questi mesi, perché era ai margini quando sono arrivato, era ai margini, doveva andare via, non è andato via, doveva andare fuori rosa, non è andato fuori rosa, ho scelto Donati di metterlo in gruppo mentre è uscito Petro dalla lista, quindi significa che già c'era già una piccola considerazione, poi vista anche l'età abbiamo cercato di rimetterli tutti insieme, tutti in condizioni, sicuramente è un giocatore che ci può servire da qui alla fine, un giocatore importante come tutti quanti gli altri, lui ha esperienza, quindi ancora di più è un ragazzo intelligente, sta facendo gruppo come tutti quanti gli altri e infatti si vede che il gruppo è molto più cementato rispetto a prima. Stiamo dando la possibilità a tutti quanti ed è molto importante il fatto che chi è entrato col piglio giusto, con la mentalità giusta, che non è sempre facile fare quando uno non gioca da tanto tempo o che viene messo ai margini della squadra. In quest'ultima parte di campionato, mister, di Bari deve temere se stesso, secondo lei? Ma è sempre lo stesso, cioè noi dobbiamo pensare a noi stessi e basta, no? È normale che se sbagli una partita è così, però credo che la squadra è consapevole dei propri mezzi, quindi mi sta dimostrando anche un briciolo di cattiveria in più, di attenzione in più, perché la trasferta di Ascoli non era facile assolutamente, e quindi c'è tanta voglia di far bene. Poi si può anche incappare una giornata storta, perché siamo esseri umani. Io spero che questa non avvenga, oppure che avvenga a campionato un po' quasi delineato. Mister, come sta Contini? Contini dovrà fare accertamenti, mi sembra domani farà degli accertamenti per vedere la situazione. Credo che non sarà della partita, non ne sarà neanche convocato. Quindi vedremo l'entità del danno. Ma secondo lei si tratta di stiramento in base alla sua esperienza? Ma ha fatto un movimento strano, senza nessuna pressione dell'avversario, quindi credo che secondo me una piccola pizzicata ci sia stata e secondo me un piccolo stiramento ci sarà. La preoccupa in chiave 2-8? Ma se è un lieve stiramento, credo che 20 giorni, penso che ce la possa fare, 20-25 giorni, quindi aspettiamo. È normale che abbiamo quattro centrali e te ne manca uno, è normale che è sempre un problema. Grazie. Sì, chi è? Non vedo niente. Mister, secondo lei la partita di domani sarà, diciamo, grosso modo tipo quella di Ascoli con il Como, cioè se vi ha pazienza, se vi aspettate il momento giusto, oppure sarà più importante partire il problema? Guarda, sinceramente io ho analizzato le quattro partite che ha fatto in Modena e secondo me è una squadra che non è come né Como né Provercelli, è una squadra che gioca. Ha perso a Trapani 4-1, ma vinceva 1-0, poi è rimasto in 10, insomma è successo un po' di tutto. E sull'1-0 fino all'1-0 hanno comandato sempre loro il gioco. È una squadra che sta giocando palla a terra, ha ritrovato un bomber come Granoce che è stato capocannoniere, quindi è sempre abituato a far gol. Insomma, una squadra un po' rivitalizzata, che ha anche qualità e esperienza, secondo me. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Io non credo che vengano qui a fare barricate, anche perché credo che col punticino ci fanno poco. Quindi sicuramente si giocheranno una partita, come hanno fatto a Trapani, ma in altre parti. È normale che c'è stato un cambio di allenatore, hanno cambiato mentalità, ho visto una Modena molto più propositiva rispetto a prima, insomma è normale che Cristiano si sta giocando le proprie carte, no? È inutile fare barricate per poi portare zero a casa, lui si giocherà la partita a viso aperto e poi tirare le somme, sapendo di avere una squadra adesso molto carica.
No, sì, domani è due, ragazzi. Qualcuno ha detto che dobbiamo cercare di fare più punti possibili per arrivare al terzo posto. Ecco, per raggiungere questo obiettivo non c'è il rischio che il Bari possa perdere energie importanti e poi iniziare a livello fisico? Stiamo facendo a livello fisico, stiamo facendo un po' di turnover, giusto che per dare anche minutaggio agli altri, per arrivare più freschi, però siamo costretti a vincere, visto anche la classifica è corta, quindi non ci possiamo permettere battute d'arresto. Normale che ogni una settimana così, con tre partite così pesanti, ma sicuramente anche le altre squadre hanno avuto tre partite pesanti, quindi noi abbiamo avuto la fortuna di fare una piccola rotazione di uomini e cercheremo di da qui alla fine di continuare a farle, proprio in virtù del fatto che dopo dobbiamo arrivare ai playoff molto carichi, perché anche se arrivi terzo non è detto che sei avvantaggiato, se sbagli partita ti giochi tutto quello che hai fatto. Davide? Scusa, stavo pensando. Stava pensando anche a una deduta dal Ma sto pensando un po' tutto, sto pensando con De Luca e altri giocatori dall'inizio, è normale, senza però stravolgere tutto l'assetto tattico della squadra, anche perché ormai questa squadra ha trovato, diciamo, i meccanismi giusti, e la quadratura giusta, no? E è normale che in piccole dosi sicuramente dobbiamo mettere qualcuno dentro, anche perché ne abbiamo un paio di fidati, quindi la paura mia è che se li perdiamo tutti i diffidati in una partita sola, poi sarà dura. Quindi penso che abbiamo Sansone, De Luca, Valiani diffidati, cioè perdere i tre giocatori così poi sarà dura, quindi dobbiamo anche cercare o vedere di gestire queste situazioni. Sì, mister, lei pensa che comunque in ottica di classifica Bari e Pescara abbiano un pochino sollevato la soglia delle primissime posizioni? Bari, Pescara e Trapani, con i colpi di mercoledì prima si faceva un conto, magari 70 punti dovrebbero bastare per il terzo posto, forse oggi ce ne vuole qualcuno in più. Sì, ma si è alzata sì notevolmente, perché gli altri non mollano, quindi è normale che se continuiamo a vincere tutte dobbiamo fare il pieno tutti quanti, è normale che si è alzata la soglia del terzo posto. Diciamo che il Trapani è quello che sta stupendo un po' tutti, no? Il fatto che non si ferma più, vince, ha vinto tanto e sempre con tanti gol, quindi è una squadra che sta bene sia fisicamente che mentalmente. Pescara, diciamo che è la padrona dipendente, è tornato al gol e è tornata alla vittoria, quindi diciamo che fino alla fine, come ho detto anche la settimana scorsa, sarà sempre un saliscendi. Ma Gemini è già rifiatato ad Ascoli, quindi aveva qualche problemino anche lui e abbiamo fatto risiedere. Jakimowski non ha fatto male, è normale che quando non giochi da tanto tempo è normale che fai fatica. Di Noia è entrato col piglio giusto, è entrato nel finale dove anche la squadra avversaria era anche stanca, quindi però il ragazzo si fa sempre trovare pronto e quando hai giocatori tipo anche come Defendi che ti possono fare più ruoli, per un allenatore è molto importante, anche perché Di Noia lo potremmo utilizzare anche a centrocampo per far riposare qualcuno. Defendi sta meglio adesso, non capisci? Ma Defendi pensa di sì, non ha rifiatato, si è fatta questa gita, penso che... No, ma stanno tutti bene, quelli che siamo allenati ieri, chi non ha giocato si è allenato ieri, sono allenati tutti bene, nessuno ha qualche problemino, solo chi ha giocato che non fino a ieri ancora non avevano smaltito la partita. Di quanto ti... Ancora, noi ne abbiamo parlato spesso in termini negativi, adesso abbiamo anche scritto l'altro giorno, è più giusto anche sottolinearlo, questo parziale. La difesa ha preso un gol nelle ultime quattro partite, era il reparto più bersagliato, diciamo quello che stava soffrendo di più prima e che adesso invece dimostra di essere, come dicevi prima, più attento, più concentrato, non
non sbaglia, insomma, le stupidaggini che sbagliava prima, quanto ti fa stare più sereno questo fatto? Pensi che sia un fatto casuale oppure che sia derivato dalla crescita della squadra, della consapevolezza che si è un po' trasferita anche dietro? Ma sereno non ci sono mai, quindi questa è la parola un po' che non sta nel mio DNA. È normale che non facciamo più errori così di singoli, diciamo che c'è più attenzione, più cattiveria, ogni tanto si vede qualche rinvio per non rischiare nulla, quindi diciamo quelle stupidaggini che abbiamo fatto nelle partite precedenti, diciamo, non si stanno venendo più. È una squadra anche un pochino più cattiva lì dietro, quindi diciamo che non diventiamo superficiali e quindi stiamo rischiando molto meno. Mister, a proposito di questa crescita che sottolineava Franco, quanto questo aspetto invece la rassicura, no? Pensando per esempio alle prestazioni di Salerno, no? Dove si è vinto ma si poteva anche rischiare di perdere, questo è sinonimo di crescita, cioè la compattezza, la solidità che ha mostrato il Bari ad Ascoli. Sì, ma questa è una crescita a livello di gruppo, perché ha saputo interpretare una partita dove non si poteva giocare tanto, ma era stata più una partita fisica, quindi ha capito la situazione e si è adattata al momento, quindi questa è una cosa molto importante per una squadra, capire quando una squadra si trova di fronte a una squadra che gli fa giocare e che si può giocare, quando invece bisogna cacciare fuori gli artigli e rispondere alle provocazioni. Questo è molto importante per una squadra e sono contento di questo. Senti, non bastassero tutti gli stimoli che già ci sono, no? Tornano Ordine, tutto il resto, sette risultati, non ridere quando... Allora, c'è uno stimolo in più che vi do, che probabilmente i tuoi ragazzi sapranno già perché loro c'erano e tu non c'eri. All'andata il Modena ha interrotto la serie positiva del Bari dopo 8 partite. Adesso grazie, stai tranquillo, perché non stimolo, non è per il suo. Vedo queste mani alla Sarri che vi ha. No, non mi tocco. Al ritorno adesso abbiamo 7 risultati utili con 6 vittorie e ci troviamo di fronte al Modena. Non siamo all'ottavo risultato, siamo al settimo, però il Modena l'anno scorso ha deviato nettamente, cioè il giorno di andata ha deviato il cammino del Bari, quella sconfitta è stata devastante perché poi ha messo in moto tutta una serie di cose. Può servire anche questo per dare un motivo in più ai tuoi per continuare a vincere, voglio dire. Quindi potrebbe essere la bestemmia del Bari. No, metterli nelle condizioni di dire già la prima volta ci ha fregato, vediamo se non farci fregare anche la seconda. Ma ogni campionato penso che abbia una storia a sé, quindi c'erano altri uomini, altri giocatori, sì, all'andata c'era una scala diversa, con un'altra mentalità e tutto quanto. Adesso loro sono consapevoli, leggo anche le interviste che fanno i ragazzi, quindi hanno una grande possibilità, no? Quella di andare in Serie A, e credo che non stiano tanto pensando all'andata o al Modena, perché noi pensiamo a una partita per partita, quindi la concentrazione sarà massimale e sicuramente ci sarà quella mentalità di portare a casa il risultato pieno. Come vedi Granocce rispetto alla griglia degli attaccanti o dei grandi attaccanti della Serie B? Visto che qui e domani in pericolo numero uno dovrebbe essere. Ma lui è uscito perché ha avuto un problema alla spalla, poi ha avuto uno stiramento, quest'anno ha avuto grandi problemi. È un giocatore generoso, l'ho visto nelle partite che ha fatto ultimamente, si vede a fare il terzino, poi va a fare la punta, insomma, è sempre presente in aria, è bravo a attaccare sul secondo palo, insomma, è un giocatore esperto per la categoria. Non ci dimentichiamo che questo mi sembra l'anno scorso o 2 anni fa fece capocannoniere. Quindi l'anno scorso fece capocannoniere, quindi non è un giocatore da non sottovalutare, anzi viene da una tripletta, quindi ancora di più, insomma, però noi giochiamo in casa, quindi dobbiamo fare la partita e dobbiamo cercare di 3 punti in tutti i costi.